scusate, il fornitore avvisa il condominio che se non verrà pagato agirà nei confronti del condominio. Agirà l'amministratore, comunemente informato alle dinamiche condominiali, si aspetta, teme un decreto ingiuntivo. Sulla base poi dei rapporti giuridici intercorrenti, anzi del livello di formalizzazione dei rapporti giuridici intercorrenti, c'è un contratto o non c'è un contratto, c'è un comportamento concludente o non c'è un comportamento concludente, l'amministratore con il proprio avvocato, di fronte a questa tra virgolette minaccia, farà delle considerazioni sul diritto, sulla possibilità o meno dell'azienda di ottenere decreto ingiuntivo oppure no. Comunque difficilmente immediatamente esecutivo, oppure forse sì, dipende, no? Gli edili quasi mai. Magari l'impresa di pulizie sì, perché ha un contratto che si ripete, insomma, gli scenari sono i più vari. Oltretutto l'amministratore che sarà andato nelle varie associazioni a fare un corso, gli avranno detto che, questo è quello che hanno memorizzato gli amministratori, tanto non si possono colpire i condomini se prima non si colpiscono i morosi, e quindi, sempre per usare un termine tecnico, sarà pronto a fare il gesto dell'ombrello al fornitore. Guarda, rincorri per 3 o 4 anni il condominio che non paga, poi ne parliamo. Non è proprio così. Perché invece il fornitore che avrà un avvocato che conosce queste dinamiche, non le dinamiche del recupero del credito, le dinamiche del recupero del credito nel contesto condominiale, che sono ben diverse dalle comuni dinamiche del recupero credito. Che poi, adesso parlando del credito del terzo verso il condominio, poi dovremo parlare del credito del condominio verso il condomino. No? Oppure del credito presunto dell'amministratore uscente verso il condominio a seguito di passaggio consegne. Sono tutte situazioni dove l'avvocato potrebbe trovarsi, e che la riforma, l'ADR, nel caso di specie la mediazione civile, hanno fortemente condizionato, adesso voglio farvi degli esempi pratici per farvi comprendere meglio questo concetto, hanno fortemente condizionato nella loro efficacia ed efficienza, cioè la scelta dello strumento in termini di efficacia e di efficienza. Faccio un caso recentissimo, peraltro Samuela tu lo conosci molto bene perché sei stata co-mediatrice in questo caso, quindi io lo dovrò rappresentare in forma anonima, ma avete un avvocato del vostro foro che potrà confermarvi quantomeno che non è fantasia, anche se qua a tratti potrebbe sembrarlo, vero Samuela? Un amministratore condominiale diciamo della Costa Smeralda per capire tutti quanti di cosa stiamo parlando, del nord-est della Sardegna, riceve da un fornitore, intanto da uno, poi si è accodato lui, riceve da un fornitore, dirò dei numeri, Samuele, che dovrebbero essere simili perché non ricordo, ma la parte che è più facile che ricordi tu, però riceve da un fornitore una richiesta di pagamento in 4-5 diversi condomini da lui amministrati, dove il fornitore in tutti questi condomini presta la propria opera, per complessivi 140.000 euro. Il fornitore di manutenzioni edili, giardinaggio, pulizie, queste cose qua. Se non che l'amministratore lui stesso verso gli stessi condomini ha circa un 50-60 mila euro di crediti per suoi compensi, se non che l'elemento in comune di questi condomini è che sono stati costruiti da un costruttore continentale, come dicono i sardi, bresciano nel caso di specie, che non sta pagando spese condominiali per complessivi poco meno di 300 mila euro, sempre nella somma complessiva di questi condomini. È chiaro che giuridicamente ogni caso è a sé. Come posso pensare di ragionare in termini assoluti? Ho tanti soggetti giuridici diversi, ho tanti creditori diversi, così in maniera molto per interloquire tra di noi abbiamo ragionato in volumi assoluti, però cosa fa l'amministratore? Avvia, di fronte alle ripetute pressioni fatte dal fornitore, dice guarda che io smetto di mantenere la piscina, smetto di fare le pulizie, smetto di eccetera eccetera, e dice guarda che qua pagano praticamente tutti, c'è questo costruttore che è in grossa difficoltà e peraltro con un concordato fallimentare in corso, innanzi al tribunale là, e no, a Tempio Pausania, perché la sede legale è a Zachena, quindi una serie di situazioni molto articolate. L'amministratore dice o
mi incastro nelle maglie degli scenari giuridici o risolvo il problema? Visto che io dovrei aspettare che il fornitore mi faccia un'attività di recupero crediti, e la tipologia di forniture avrebbe consentito di fare il decreto ingiuntivo solo per le pulizie e non per tutte le manutenzioni, perché non c'era un incarico, era una chiamata, cioè non riusciva, avrebbero piazzato un'opposizione al decreto subito, no? Strumentale. Ma l'amministratore non vuole andare contro un fornitore con suo partner, una persona che gli tiene in piedi i condomini, quindi non vuole nemmeno utilizzare questo giochetto. Tuttavia non vuole fare il gioco del fornitore, perché non sarebbe di tutela nei confronti dei propri amministrati, i quali però allo stesso tempo, volendo, come dire, battagliare sotto il profilo prettamente giuridico, non sarebbero comunque tutelati, perché poi in agosto l'acqua in piscina non c'è, le pulizie non sono fatte, la gente va in vacanza un mese, paga le spese condominiali un anno, quindi in realtà i bisogni di ciascuno di questi soggetti, e permettetemi di dire, ancorché non sia parte in senso tecnico, il bisogno dell'amministratore, di non inimicarsi le imprese in un territorio in cui non sono molte le imprese e non c'è una grande offerta, e quando c'è non sempre di qualità, quindi selezionare un fornitore anche con una capacità finanziaria di attesa di questo tipo. Dall'altro, un costruttore che gli ha dato gli incarichi e che ben sa che facendo il decreto ingiuntivo al costruttore non risolve il problema al condominio, e soprattutto ben sa che se il costruttore si rivolge a un bravo revisore con accanto un avvocato preparato in materia condominiale di fare opposizione al decreto ingiuntivo, perché ben sa gli scheletri nell'armadio che può avere nel suo stesso rendiconto. Stiamo con questa storia, vi sto cercando di ricostruire una serie di elementi di cui oggi abbiamo parlato. E poi c'è lui anche che è un creditore, quindi un po' vuole battagliare contro il creditore, un po' è creditore pure lui, quindi non vorrebbe trovarsi tra l'incudine e il martello. Deve risolvere il problema. Cosa fa? Invita il fornitore, cioè dice al fornitore, chiama il fornitore e gli dice: tu fornitore, avvia 5 mediazioni nei confronti dei miei 5 condomini. Non fammi decreto ingiuntivo, se mi fai decreto ingiuntivo ti faccio l'opposizione al decreto, ma mi obblighi a farlo, perché o agisco o sono passivo o reagisco. Agire vuol dire pagare e in qualche modo rendersi disponibili, reagire vuol dire combattere, essere passivo vuol dire delirio assoluto. Fammi 5 mediazioni, cioè rivolgimi 5 mediazioni, una per ogni condominio, che poi noi dal punto di vista negoziale tratteremo come fosse una unica, come se fosse una unica, dal punto di vista formale andremo invece a perfezionare in maniera distinta. Samuela, tu l'hai vissuta di più, ricordami, non è così vero, però nel senso che anche io l'ho vissuta indirettamente, però ricordami se tu però l'hai vissuta in pieno. Dice l'amministratore, evidentemente un amministratore preparato: quando io ricevo le tue chiamate in mediazione, convoco le assemblee. Le assemblee prenderanno atto che non ti stiamo pagando, poi ti dirò: prenderanno atto che non stiamo pagando nemmeno me, così almeno si mette dentro a valorizzare anche il suo di interesse. Poi prenderanno anche atto che se l'acqua in piscina non dovesse esserci questo agosto, non è colpa tua che hai cercato uno strumento interlocutorio come quello della mediazione per raggiungere, peraltro non obbligatoria in quella fase, no? Perché il creditore condominiale non ha un obbligo di mediazione. Io metterò in evidenza che la responsabilità è il mancato pagamento del mobiliare, del costruttore. Loro mi contesteranno che io non ho ancora fatto i decreti ingiuntivi. Io rappresenterò loro che c'è un importante istituto di credito che ha ipoteche di primo grado per il 400% del valore di vendita all'asta degli immobili. Già qualche immobile all'asta è andato, hanno venduto immobili a 40.000 euro che avevano ipoteche per 250.000 euro. Quindi valutate voi se è il caso che lo facciamo o non lo facciamo. Tuttavia c'è un concordato e noi ci potremmo rivolgere direttamente al curatore. Il rappresentante interviene in mediazione, poi però dovrà sempre fare il passaggio: avvia la mediazione, subisco la mediazione dal fornitore, fa l'assemblea e dall'assemblea ottiene il risultato di aderire alla mediazione.
perché l'obiettivo è risolvere il problema e non incastrarsi nelle maglie di contestazione. Dopodiché, che cos'è che ha da vendere l'immobiliare, gli immobili? Allora cosa si è fatto? I vari condomini in mediazione hanno ceduto i debiti e i crediti, cioè il condominio ha ceduto prosolvendo il credito verso il costruttore, all'amministratore e al manutentore. Tutti i condomini hanno ceduto prosolvendo i crediti all'amministratore, arrivando ad avere un importo tale da potersi permettere di andare dal costruttore e dire: mi dai quell'ufficio? Andiamo dal notaio, interviene in mediazione il notaio, trasferisci il diritto reale, mi trasferisci l'ufficio, te lo pago col credito, ma il credito io non ce l'ho verso, il debito non ce l'ho verso di te, ce l'ho verso il condominio, quindi il notaio non trasferirà mai, manca il pagamento, no, perché c'è la cessione del credito in mediazione. È concordato? Previo parere favorevole. Sì, sì, quindi c'è stata una dilazione temporale. L'immobiliare ha chiuso, Samuela, di quasi 300.000 euro di debito verso i condomini. Tutti e due sono stati soddisfatti, sia l'amministratore che ha preso un ufficio a Santa Teresa, che il fornitore che ha preso un altro immobile sempre nel comune in altra località, e la società immobiliare ha estinto 300.000 euro di debiti nei confronti dei condomini. Di questi 300.000 euro, 220